Siamo qui sul tema democrazia ad una svolta. Ora, ovviamente, quando abbiamo pensato a questo incontro circa 6-8 mesi fa, non avremmo mai immaginato di trovarci proprio dentro la svolta, esattamente come ci troviamo in questo momento, in pienissima crisi di governo dell'esecutivo italiano. Certo, i tempi legittimavano l'affronto di questo tema, e soprattutto questo perché, come dire, proprio in questi giorni, e questa è un po' l'utilità del meeting di Rimini, che non vuole essere soltanto un punto in cui, come dire, si prosegue in altro modo il dibattito politico ordinario. Qui si, diciamo, l'ambizione, la pretesa è un po' più alta, è quella di provare, come dire, a suggerire qualche punto di riferimento, qualche criterio per orientarsi. In questi giorni siamo letteralmente sommersi da uno tsunami di discorsi privati, pubblici, di appelli politici. Proprio di recente, un paio di giorni fa, Antonio Polito, in un suo editoriale sul Corriere, diceva: «Dalle elezioni europee ad oggi abbiamo vissuto nel frastuono e nella confusione più assoluti. Momenti alla UNESCO in cui non si capiva più chi era al governo e chi all'opposizione, chi si sentiva in Europa, chi andava in Russia, chi puntava alla crescita, chi alla decrescita». Ha scritto poco prima che poi le situazioni, come dire, prendessero ancora più chiaramente i caratteri che hanno oggi. Insomma, un grande flusso di notizie. Ed un momento come questo appaiono ancora più profetiche le parole del grande poeta Eliot, che è caro a molti qui, quando lui diceva: «Tutta la nostra conoscenza ci porta sempre più vicini alla nostra ignoranza. Dov'è la sapienza che abbiamo perso nelle informazioni? Mai come in questo momento abbiamo bisogno di sapienza, cioè abbiamo bisogno di criteri, di orientamenti, di punti per formare un giudizio consapevole». E oggi, qui entro nel tema sul quale vorremmo discutere con i nostri ospiti, oggi orientarsi non è semplice, anche perché, come intuisce un Peter già alla metà del Novecento, le democrazie funzionano sempre più come dei mercati, in cui gli attori politici vendono i loro prodotti. Oggi tutto sembra marketing, e nel marketing si sa, il punto non è se il prodotto è buono o cattivo, ma se vendi bene e soprattutto se riesci a creare nel pubblico il bisogno del tuo prodotto. Cioè, se sai convincere che quella certa lavatrice o quello shampoo è decisivo perché tu sia felice nella vita. In questo senso è interessante soffermarsi su quali sono oggi considerati i bisogni politici principali, le preoccupazioni, le priorità. Se prendiamo ad esempio Eurobarometro, voi sapete questo istituto che registra sistematicamente l'opinione pubblica in Europa, emerge un dato abbastanza curioso che mi ha colpito. C'è una profonda asimmetria tra la domanda politica, ciò di cui sono preoccupati i giovani adolescenti, ovvero gli adulti anziani. Per gli adolescenti giovani la classifica della preoccupazione politica, la classifica delle priorità, vede al numero uno la preoccupazione per l'ambiente e il cambiamento del clima, al numero due il miglioramento della scuola, al numero tre la lotta contro la povertà e le diseguaglianze. Se invece prendiamo il mondo adulti e anziani, il numero uno è, manco a dirlo, l'immigrazione, il numero due la disoccupazione e terzo posto c'è l'ambiente. Ora, se è la domanda a creare l'offerta in qualche modo, bisogna prendere atto che oggi le proposte politiche sembrano molto più dettate, orientate dall'elettorato adulto-anziano che da quello giovanile. Ma soprattutto non può non far riflettere che in Europa, in un momento di crisi economica assolutamente non risolta, e a maggior ragione in Italia ancor di più, per il mondo adulto-anziano la preoccupazione prioritaria oggi è l'immigrazione e la sicurezza, e non la disoccupazione e la crescita, che io avrei pensato come preoccupazione numero uno.
quanto queste preoccupazioni sono reali, quanto sono indotte da marketing politico che oggi sembra dominare il dibattito democratico. Se ha ragione Schumpeter, la democrazia non ha a che vedere o non avrebbe a che vedere con valori, bene comune, ma sarebbe una pura e semplice competizione tra leaders che si contendono il voto popolare per ottenere il potere. Ma questo non è l'unico modo di intendere la democrazia. Vi sono state e vi sono nella nostra storia teorie e prassi della democrazia molto diverse e soprattutto gli istituti democratici non sono dei manufatti artificiali uguali a se stessi, vivono, dipendono, cambiano rispetto alle società cui si adattano. Hanno momenti di fioritura, momenti di difficoltà e, come afferma il titolo dell'incontro, hanno momenti di svolta e noi ci troviamo in uno di questi momenti in cui qualcosa deve cambiare, in cui la tradizione dell'istituzione democratica, se vuole permanere, deve accettare la sfida del cambiamento. Allora, capite, provare a orientarci in questo momento è un obiettivo ambizioso. L'obiettivo dell'incontro di questa sera è sicuramente ambizioso, ma proprio per questo abbiamo invitato degli ospiti che sono sicuramente all'altezza di questa nostra ambizione. Sarò estremamente rapido nel presentarli, non per scortesia, ma solo perché sono tutti molto ben noti sia al pubblico del meeting in particolare, ma non solo, al pubblico direi in generale, italiano e non solo. Innanzitutto, e lo ringrazio davvero tantissimo, negli ultimi anni è un amico stabile del meeting, ma questa volta proprio ha fatto una puntata. Innanzitutto il professor Sabino Cassese, uno dei grazie Sabino. Direi l'unica riga che posso dire è uno dei pochissimi giuristi italiani realmente di fama mondiale oggi. E giudice emerito della Corte Costituzionale, ho scelto solo questo, forse un po' arbitrariamente, ma insomma. L'altro ospite graditissimo è il professor Miguel Poyares Maduro, che è stato avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è stato ministro nel governo portoghese e attualmente è professore dell'Istituto Universitario Europeo e anche lui è già stato ospite del meeting di Rimini. E infine ringrazio moltissimo Antonio Polito, che anche lui giornalista, saggista, attualmente editorialista del Corriere della Sera, trascorso anche di senatore della Repubblica, e io li ringrazierei veramente tutti di cuore per aver accettato l'invito di questo dialogo. Allora, per avviare questa conversazione, io vorrei innanzitutto chiedere ai nostri tre relatori proprio come vedono i caratteri di questa svolta democratica che sta vivendo l'Italia oggi. In particolare, dopo questa prima svolta, che è stata quella delle elezioni del 2018, svolta che ci ha condotti poi a questa ulteriore svolta, che è la crisi in cui ci troviamo adesso. Quali sono i fattori decisivi per capire il funzionamento o il malfunzionamento delle istituzioni democratiche? E inizierei questo primo round girando proprio la domanda al professor Sabino Cassese, visto che il tema del nostro incontro evoca esplicitamente il titolo di un suo saggio recente che si intitola La svolta e in cui ha affrontato direttamente l'argomento. Per cui iniziamo da Sabino. Grazie. La domanda, come avete sentito, è dove e come cambia la democrazia in Italia. Provo a riassumere in 5 punti il cambiamento a cui stiamo assistendo. Il primo punto riguarda la partecipazione politica degli italiani, la partecipazione politica attiva e quella passiva. Ora, noi siamo usciti nella storia repubblicana da un trentennio in cui la partecipazione elettorale arrivava a punte intorno al 93%. Siamo poi scesi stabilmente al 73% e, come sapete, nelle ultime elezioni, quelle per il Parlamento europeo, siamo intorno al 53-54%. In più, un'indagine dell'Istat mostra che la partecipazione politica attiva, non quella alle elezioni, ma più in generale la partecipazione politica attiva,
delle persone con più di 14 anni non va oltre l'8%, mentre la partecipazione sociale è tre volte tanto, mentre la partecipazione politica passiva è coinvolge il 70% degli italiani. Questo vuol dire che noi guardiamo, siamo interessati alla politica da lontano, ma non amiamo, come dire, metterci mano, partecipare attivamente alla politica. C'è un fenomeno, cioè, che fu già segnalato subito dopo l'unità in Italia da quel grandissimo studioso di storia della letteratura italiana che si chiamava Francesco De Sanctis e che è stato ministro dell'istruzione nei primi governi dopo l'unità, che in un discorso del 1877 parlava di apatia politica, aggiungeva impotente a fare, attivissima a demolire. E questa apatia politica, io credo, dipenda in parte da noi, in parte dalla scarsità dell'offerta politica. Abbiamo un'offerta politica, cioè delle proposte che fanno i partiti all'elettorato, che non soddisfa i bisogni dell'elettorato, che sono fondamentalmente i bisogni che riguardano il futuro. Questo, secondo me, è il primo dei cinque fattori di crisi. Il secondo fattore di crisi riguarda i partiti come organizzazione sociale. Attenzione, i partiti hanno due facce, sono un'organizzazione sociale, ma sono anche delle istituzioni statali, lavorano all'interno dello Stato. C'è qualcuno che dice siano addirittura organi dello Stato. Ora, se noi consideriamo gli iscritti ai partiti politici di oggi e li compariamo agli iscritti ai partiti politici dell'epoca in cui la Repubblica è nata, cioè il 46-48, noi vediamo che la partecipazione, la iscrizione ai partiti politici è passata da 8 a 1. Badate bene che questo è accaduto in un'Italia che allora era di circa 50 milioni di abitanti e che quindi aveva 10 milioni di abitanti in meno dell'Italia di oggi. Quindi gli iscritti ai partiti, che sono la prova della natura del partito come organizzazione sociale, come organizzazione della comunità in cui viviamo, questa, come dire, numero di iscritti ai partiti è così fortemente diminuito e quindi è diminuito il radicamento sociale dei partiti. Perché questo è importante? Vi leggo una frase scritta da un grandissimo storico tedesco. I partiti sono un primo centro di raccolta e di filtraggio delle confuse aspirazioni popolari, una prima sintesi degli interessi contrastanti fondata sul terreno di comuni ideali. Ora, questa funzione dei partiti, per così dire di interprete tra la società e lo Stato, si è fortemente diminuita. Io ho qui la citazione di un brano di una dichiarazione fatta due giorni fa da un personaggio illustre che è stato qui e che era al governo, che ha detto: nella Lega non c'è dibattito, non c'è democrazia, decide un capo. Questa affermazione vi dà conto del fatto che quindi noi siamo in presenza di un'importante forza politica che si chiama partito, che secondo la Costituzione è un'associazione che tuttavia decide, in cui tuttavia decide una persona sola.
Ora, l'importanza dei partiti si riesce a capire soltanto se si tiene conto di quanti voti ha bisogno un parlamentare per essere eletto in Parlamento. Vi do dei numeri perché sono molto significativi. Tocqueville, che era un parlamentare nella prima metà dell'Ottocento in Francia, fu eletto più volte nel Parlamento francese con un numero di voti che oscillava tra 100 e 150. Francesco De Sanctis, che fu eletto diverse volte nel Parlamento italiano del Regno d'Italia, ebbe un numero di voti, lo sappiamo elezione per elezione, che oscillava intorno a 100-150. Quando l'allargamento del suffragio avvenne intorno agli anni 80 del 1800, bastarono 1000 voti per eleggere un parlamentare. Oggi per eleggere un parlamentare c'è bisogno di un numero di voti che oscilla, a seconda dei collegi, tra 60.000 e 300.000. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che i partiti sono diventati, col tempo, un intermediario necessario, perché da un lato c'è lo Stato con i suoi 60 milioni di abitanti e dall'altro ci sono i 60 milioni di abitanti. Se non c'è un interprete, se non c'è un legame, e cioè se non ci sono forme associative che costituiscono corpi intermedi come quelli dei partiti, tra lo Stato, tra il paese reale e il paese legale, come si diceva una volta, non c'è la possibilità di formare una vera e propria rappresentanza. Il terzo motivo di crisi della democrazia oggi in Italia è quello derivante dalla scarsa comunicazione tra i due modi prevalenti di formazione dell'opinione pubblica. Oggi abbiamo una forma di creazione dell'opinione pubblica che è divisa in due. Da un lato vi sono coloro che partecipano alla formazione dell'opinione pubblica nel modo tradizionale. Si formano delle idee nelle classi dirigenti, queste si diffondono nella popolazione, ottengono un consenso. Questo consenso attribuisce ai portatori di quelle idee un appoggio che dà ad essi la possibilità di essere eletti. Dall'altra parte esistono degli strumenti di formazione dell'opinione pubblica che sono completamente diversi e che si valgono fondamentalmente del web, di internet, della comunicazione, come oggi si dice, many to many, da molti a molti, ma se ne valgono in modo da creare una influenza continua sull'opinione pubblica con delle formazioni di quelle che vengono chiamate bolle di seguaci, in cui chi lancia i messaggi dice alla popolazione quello che la popolazione vuol sentirsi dire, ma allargando continuamente il cerchio, secondo una tecnica che nell'economia si potrebbe chiamare dell'interesse composto, cioè di qualcosa che nasce di passo dopo passo. E voi vedete nel dibattito pubblico che non c'è nessuna comunicazione tra questi due mondi. Il primo mondo è governato, per far dei nomi, da Casaleggio e da Luca Morisi, il secondo mondo è governato dalle tecniche tradizionali di formazione dell'opinione pubblica. Il quarto motivo di crisi della democrazia è quello costituito dalla diminuzione del carattere dibattimentale delle decisioni, per cui prevale il decisionismo sulla deliberazione ragionata, motivata e discussa. Ho portato con me una citazione che vi prego di perdonarmi perché è una citazione da un autore del 1500, ma l'autore si chiamava Tommaso Moro e penso che sia noto
a questo pubblico. Nel famoso libro Utopia si legge che nel Consiglio vige l'abitudine di non discutere alcun argomento il giorno stesso in cui viene esposto, ma di rimandare alla seduta successiva. Questo affinché nessuno, dopo aver dato un giudizio affrettato, si ingegni per trovare argomenti che supportino una sua frase stupida invece che per il bene della Repubblica. Ecco, io penso che questa riflessione sul il tempo della proposta, il tempo della discussione e il tempo della decisione è una riflessione che noi oggi stiamo dimenticando, perché noi sentiamo sempre di più politici che dichiarano, propongono, affermano, non discutono, non dibattono, non ascoltano, e quindi questo costituisce il quarto fattore di crisi della democrazia, perché la democrazia si nutre di discussione, di dibattito, di ascolto e quindi di quello che gli inglesi chiamano deliberation. L'ultimo, e con questo termino, è costituito dall'inquinamento del sistema parlamentare con elementi propri di quello presidenziale. Ora, penso che quasi tutti abbiano visto il dibattito che c'è stato in Parlamento sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte uscente. Ora, se voi avete ascoltato il leader della Lega, voi avete l'impressione che abbia parlato per il Parlamento o che abbia parlato solo in Parlamento? In altre parole, quando parlava, lui argomentava per contraddire ciò che gli era stato imputato o invece per affermare qualcosa che era diretta al pubblico che lo ascoltava in televisione? Voi vedete, lì c'erano slogan, semplificazioni, evocazioni di emozioni, non ragioni, non controargomentazioni. E c'era principalmente, soggiacente a quelle affermazioni, un'idea che aveva espresso qualche giorno prima in un discorso pubblico a Marina di Pietrasanta, in cui era stato esposto due idee. Primo, mi vogliono mettere sotto processo per la questione della nave di Open Arms. Conto su di voi. Se un governo che non risponde alla maggioranza attuale si viene costituito, questo non risponde al volere del popolo e ci sarà da scendere in piazza per salvare la libertà e la democrazia. Che cosa c'è dietro queste affermazioni? Dietro a queste affermazioni c'è un disegno anticostituzionale. Perché? Perché nel nostro ordinamento la nostra democrazia è basata su due livelli: un popolo che elegge un Parlamento e un Parlamento che sopporta, che dà la fiducia a un governo. Quindi la democrazia si svolge in Italia in due tappe. Il popolo non sceglie il governo, sceglie un Parlamento e poi il Parlamento sceglie un governo. Ma se si afferma invece che è il popolo che deve scegliere il governo, voi capite bene che siamo in un ambito concettuale completamente diverso e, come dire, si confrontano tra di loro due concezioni interamente diverse della democrazia. La prima è una democrazia parlamentare, rappresentativa, in cui noi scegliamo non degli ambasciatori, noi scegliamo delle persone perché pensiamo che per le loro qualità e per la capacità del loro dibattito
Il Parlamento si chiama Parlamento perché si parla nel Parlamento e si parla perché si cerca di convincere gli altri. Ebbene, per la loro qualità, loro riescono a raggiungere delle decisioni migliori di quelle che noi potremmo raggiungere in un numero così vasto come 60 milioni di abitanti, in cui circa 51 milioni hanno diritto di partecipazione politica attiva alla collettività. Ecco, questa idea che viene a sovrapporsi all'idea costituzionale di democrazia, io la trovo pericolosa. La trovo pericolosa perché fa nascere delle aspettative che non possono essere soddisfatte, perché non si è visto neppure nell'antica Atene un'agorà così ampia da poter contenere 51 milioni di votanti. E quindi ritengo che la tensione che si viene a creare tra questi due concetti fa sorgere dei conflitti che si potrebbero evitare se si accettasse l'idea che fu scelta dai costituenti di una democrazia basata sul Parlamento e quindi in decisioni che il Parlamento deve prendere, perché nello scegliere il governo e quindi l'indirizzo politico del Paese. Queste le mie considerazioni. Grazie. Scusa, come... non ho visto l'ora. No, ma credo di aver parlato un po', diciamo, non so quanto, ma... lucidissimo come sempre. Cinque linee per comprendere questa crisi. Io chiedo innanzitutto al professor Maduro e poi ad Antonio Polito, ecco, rispetto a questa analisi, condividete, c'è da aggiungere? Qual è il vostro punto di vista su questa crisi della democrazia a livello innanzitutto adesso italiano? Io lo sguardo che posso offrire è non soltanto quello di qualcuno che è di fuori dell'Italia, anche se vive in Italia, ma è anche di fare un rapporto con una sfida alla democrazia che, nella mia opinione, è comune con quella che l'Italia ha in questo momento. Vuol dire, il problema, la crisi politica italiana è anche legata a una crisi della democrazia che è un problema comune in Europa. Delle cinque linee, delle cinque ragioni che il professore Cassese ci ha presentato, quattro sono legate a una trasformazione nella forma della politica che ci porta a una politica dell'emozione e non della ragione, dove l'emozione prevale sulla ragione. E se io dovesse ripresentare queste quattro forme come una presentazione di questa trasformazione della politica, direi che questa trasformazione della politica ha alla base due aspetti fondamentali. Il primo, e lo vediamo nella perdita della partecipazione politica tradizionale, elettorale, ma altre forme di partecipazione, nella perdita di rilevanza degli attori politici tradizionali come i partiti politici di cui ha parlato il professore Cassese, ma anche nel fatto che il disillusionismo prevale sulla deliberazione. Il primo aspetto fondamentale è la perdita di fiducia nelle fonti di autorità, che è un problema non soltanto della politica, ma che nella politica è ancora più forte. In realtà lo vediamo anche in altri aspetti della vita e ha un rapporto con la trasformazione tecnologica, perché questa trasformazione tecnologica ci ha reso accessibile molto di più di informazione. E spesso noi confondiamo avere accesso a informazioni con avere conoscimento. Sono cose diverse. Possiamo essere informati, avere informazioni su molte cose, non vuol dire che abbiamo le forme di conoscerle anche con questa informazione. Ma il fatto che abbiamo questo accesso molto più ampio alle informazioni, insieme con fattori anche congiunturali, questa insicurezza di cui parlava il professore Cassese, o di cui parlavi tu, Andrea, che in realtà questa insicurezza è comune agli adulti e ai più giovani, è una insicurezza di natura diversa,
Perché anche i più giovani, quando parli di disoccupazione, quando parli di crescita economica, la paura è quella dell'insicurezza della sua vita, del futuro della sua vita. Questa insicurezza, questa idea di perdita di giustizia relativa ha portato le persone a avere meno fiducia nelle istituzioni tradizionali. Questo è l'elemento, direi, un po' congiunturale. Ma allo stesso tempo l'accesso a molto più meccanismi di avere informazione ci rende artificialmente credente di che possiamo essere capaci noi di decidere, di pensare su di tutto. Pensate a questo esempio. Qualche anno fa, se noi andassimo a un medico, il medico ci faceva il diagnostico, ci diceva prenda queste medicine, noi andavamo a casa o andavamo a farmacia, prendiamo queste medicine. Oggi tutte le persone vanno al medico, il medico le fa il diagnostico e poi vanno a casa al Google a cercare di fare loro stesso un diagnostico alternativo. Questo che abbiamo nella vita quotidiana e ancora di più nella politica, questa perdita nelle fonti di autorità tradizionale, sia i partiti politici, sia i sindacati, sia i medici. Io dico spesso che la democrazia, per funzionare, per essere deliberativa, ha bisogno di editori, quello che ci rendono di informazione con credibilità, ma che sono anche fonti di autorità su quello che è vero, su quello che, no, che è una menzogna. E noi stiamo perdendo questi intermediari che erano gli editori tradizionali della democrazia. E allo stesso tempo stiamo diventando una democrazia che è molto più diretta, molto meno intermediata, ma gli stessi meccanismi che ci contribuiscono a questa perdita di fiducia in questi editori tradizionali della democrazia, nella mia opinione, ci rendono ancora meno capaci di funzionare in una democrazia non intermediata. Perché? E questo è il secondo fattore, che è quello che spiega anche questo decisionismo di cui parlava il professore Cassese, per esempio. Questa trasformazione tecnologica sta cambiando la dimensione cognitiva e deliberativa della democrazia. Perché? Per diversi fatti, vi do alcuni esempi. Primo, noi oggi ci informiamo, ci organizziamo politicamente anche in forme alternative ai partiti tradizionali o anche ai sindacati tradizionali, per esempio, spesso usando le reti sociali. Le forme di organizzazione nelle reti sociali creano quello che si chiamano dei bubbles, ossia dei spazi dove io, se vedo quelli che scrivono nel Facebook, nella mia pagina di Facebook, io penso che quasi tutti pensano come io. Allora, sono portato a rafforzare i miei pregiudizi, non a confrontare i miei pregiudizi, non a essere a dovere ascoltare opinioni contrarie, ma al contrario, ascoltare quelli che pensano come io, e questo ci racchiude in comunità spesso molto più facile da organizzare, spesso anche con una dimensione più grande, ma meno plurale, con meno diversità. E questo rende la nostra società e la nostra forma di comunicazione e deliberazione politica più polarizzata, più difficile di riconciliare queste diverse preferenze. Il secondo aspetto è che un'interazione che è fatta di un'interazione nei mezzi delle reti sociali, dell'internet, è un'interazione umana astratta. Una delle cose che sicuramente tutti quelli che usano le reti sociali si rendono conto, è che il discorso nelle reti sociali è molto più violento che il discorso in un'assemblea come questa. Perché stai comunicando con qualcuno che è un'astrazione. È più facile essere avere un discorso violento, duro, di quando ti confronti direttamente, umanamente con qualcuno. Allora anche questo contribuisce a questa radicalizzazione. E il terzo aspetto è la velocità. Noi oggi sappiamo, con la scienza del comportamento, che uno dei problemi di DC è l'esempio di Moro e dell'utopia.
Uno dei problemi di decidere troppo veloci è che siamo molto più propensi a essere irrazionali in quei casi, a decidere con base nei nostri pregiudizi e non di una forma deliberativa. Anche questo, queste reti sociali ci contribuiscano. Allora, quello, e questo è il mio commento a quello che diceva il professore Cassese, queste diverse dimensioni di chi parlava lui, la dimensione della partecipazione politica, dei partiti politici, il decisionismo, sono tutti elementi di questo cambiamento strutturale nella forma come la politica ha luogo oggi. No, e questo non è soltanto un problema italiano, è un problema, io direi, in tutta l'Europa, in tutto il mondo. E questo cambiamento nella forma come la politica ha luogo oggi ci sta portando a una politica che è molto più dominata dalla dimensione emotiva che della dimensione razionale. Grazie. Grazie Miguel. Tra l'altro, mentre parlavi mi viene in mente che sul tema proprio delle bubbles, delle bolle, c'è proprio una mostra che abbiamo dedicato qui al meeting proprio a questo tema dell'eco. Antonio Polito. Sì, grazie. Innanzitutto, volevo dire che l'editore del libro di Sabino Cassese è stato furbissimo, perché chiamare un libro sulla vicenda politica italiana La svolta ti va bene per i prossimi 20 anni, perché siamo già alla risvolta rispetto al libro, perché prima del dibattito. Antonio, il merito è tutto mio, perché ho l'hai fatto tu il libro. Ho fatto il titolo. Si vede che scrivi per il Corriere della Sera, cioè hai preso una tua abitudine a saper fare i titoli. E quindi, però, volevo anche dire che poi in realtà La svolta, Cassese mi corregge se sbaglio, è in qualche modo anche un po' metafora di crisi. Perché crisi, nel senso, diciamo così, etimologico del termine, è un cambiamento, una grande trasformazione, una separazione tra le cose che finiscono e le cose che nascono. E ai molti argomenti che sono stati addotti, ai molti elementi, ai molti motivi per la crisi della democrazia rappresentativa che viviamo, perché poi democrazia va qualificata come termine, no? Perché giustamente diceva Simoncini, democrazia in sé è una parola ambigua, guardate, cioè nel senso che oggi noi presentiamo il populismo come opposto alla democrazia, ma se ci pensate la radice etimologica di democrazia e demos è quella di populismo e populus, cioè praticamente la stessa cosa. L'appello, diciamo così, al popolo, la voglia l'intenzione di dare il potere al popolo può essere declinato in molti modi. E quella di cui noi parliamo in genere quando definiamo democrazia è la democrazia liberale, la democrazia rappresentativa, ma il pensiero liberale in origine non era democratico, o almeno era elitario, no? Aveva il voto per censo. Prima giustamente Cassese ricordava quanti voti ci volevano per essere eletto in un Parlamento liberale. Ecco. La democrazia diventa quella che conosciamo, cioè come risultato, sistema di governo delle società di massa, più di recente, con la irruzione delle masse nella vita politica attraverso i partiti di massa, e questa forma di democrazia vive e conosce una grande crisi, una evidente crisi. Ai molti motivi che sono stati addotti, vorrei aggiungere un altro, o un complesso di altri motivi, che è questo, cioè una formidabile migrazione di poteri dalle democrazie rappresentative degli stati-nazione verso altri centri di potere, che è avvenuto nel secondo dopoguerra, dal secondo dopoguerra in poi. Emigrazione di poteri verso l'alto, cioè verso organizzazioni internazionali multinazionali, pensate non soltanto all'Unione Europea, ma pensate anche al WTO per il commercio, oppure pensate alle alleanze militari per l'uso delle forze militari, no? Cioè ci sono cose che non si possono più decidere nel Parlamento. Ci sono cose che non si possono più decidere nel Parlamento, come era nella forma classica della democrazia rappresentativa, o emigrazione di potere verso l'esterno, pensate ai mercati, pensate alle multinazionali, che sono organizzazioni economiche
che non dipendono, diciamo, se non in minima parte dalla legislazione nazionale, o che addirittura la evadono, come il caso adesso delle big tech, no? Delle grandi aziende del tech, della rete, i quali pagano le tasse dove vogliono loro, cioè praticamente non le pagano. Oppure migrazioni verso il basso, anche il fenomeno del decentramento del potere, no? Io penso che un giorno andrà fatta una riflessione seria su che cosa ha cambiato per la vita politica italiana e per la democrazia italiana l'istituzione delle regioni, l'istituto regionale. Secondo me è stato un punto di svolta fondamentale da molti punti di vista, anche negativi. Quindi questa emigrazione di poteri ha dato l'impressione, devo dire la verità, giustificata ai cittadini di aver perso potere. Cioè che il sistema rappresentativo, io concedo, do la mia delega a un rappresentante che interpreta gli indirizzi della nazione e quindi li trasforma in azione politica, questo meccanismo si inceppa. Ora, questo è avvenuto in molte democrazie, no? In molti stati-nazione, e in Italia l'Italia ha tentato di affrontare questo problema fin dagli anni Ottanta, perché noi dimentichiamo che dagli anni Ottanta sono in corso tentativi di aggiustamenti istituzionali, cioè abbiamo tentato di affrontare questo problema attraverso un adeguamento delle istituzioni della democrazia rappresentativa. Nel nostro sistema ci sono dei problemi oggettivamente che, diciamo, vanno risolti, per esempio la forza dell'esecutivo, la democrazia decidente, come si chiama, il bicameralismo che è perfetto, che è certamente un sistema, diciamo, che rallenta, e altri problemi. Abbiamo tentato dalla commissione Bozzi 1983 di affrontare questi problemi. Dal 1983 sono passati, adesso non ho idea di quanti anni, un mezzo secolo forse. E questi tentativi non hanno dato esiti. Allora, questa crisi si è trasformata in una crisi dei partiti, cioè si è riversata sullo strumento fondamentale della democrazia rappresentativa, cioè sui partiti. E quello che è successo in Italia, da questo punto di vista, senza paragoni in Europa, cioè la distruzione di partiti politici e la rapidità con cui muoiono e nascono, che continua, non è che è finita, continua. Se pensate che, appunto, finché si chiamava Lega Nord, la Lega era il partito più antico d'Italia, adesso neanche loro non lo sono più perché hanno cambiato nome. Era uno dei partiti più... probabilmente la cosa, diciamo, nel dibattito politico italiano, la cosa più antica, più resistente e duratura che esiste è il meeting, perché c'ha 40 anni, insomma, i partiti di 40 anni non ce ne sono più. Partiti quarantenni non ce ne sono più. E poi la preoccupantissima, a mio modo di vedere, ossessione del cambiamento delle leggi elettorali. Cioè, noi siamo ormai alla, credo che sia in fattura la quarta nel giro di 15-20 anni, Mattarellum, Porcellum, Rosatellum, eccetera, eccetera, tutte cucite sul corpo di questi partiti in crisi che cambiavano nome, prima abbiamo bruciato il partito del leader fondato sulla televisione, adesso siamo al partito del capo fondato sulla rete, sul tweet. E il prossimo passaggio che ci viene proposto è direttamente il bonapartismo, cioè una soluzione da pieni poteri, un appello, un pronunciamento in cui l'eletto, come era Napoleone III, Napoleone III era un presidente della Repubblica, che a un certo punto disse: scusate, ho pochi poteri, datemeli tutti, datemi pieni poteri, e fece un appello al popolo e ottenne un plebiscito e divenne imperatore. Questo è il bonapartismo. Non è una soluzione così originale, insomma, così moderna, è una cosa che si è già vista. Quindi quello che ci dobbiamo chiedere di fronte adesso, diciamo, dare le ricette per risolvere questa crisi non spetta ovviamente a noi, lo faranno sicuramente tra martedì e mercoledì i partiti chiamati a formare il nuovo governo, che sono sicuramente in grado, meglio di noi, diciamo, di affrontare questo problema. Ma volevo concludere però sollevando una domanda che ha aleggiato negli interventi finora, ma non è ancora stata posta con la crudezza con cui probabilmente va posta, e cioè questa: di fronte a questa crisi si può considerare il rischio che la democrazia sia reversibile? Perché questo, secondo me, è un grande tema del momento,
che secondo me è giustificato discutere di questo tema in ragione della crisi della democrazia che stiamo vivendo. Ora, che sia reversibile la democrazia è storicamente più che possibile, perché la democrazia è un, diciamo, è stato un sistema scelto dagli esseri umani per il governo per periodi molto brevi della storia. Si è preferito per periodi molto più lunghi altri sistemi, la tirannia, la dittatura, l'oligarchia, diciamo il governo degli ottimati, l'aristocrazia. Ci sono stati sistemi che hanno avuto più successo storico, diciamo, della democrazia. Quindi vuol dire che non è che tendenzialmente gli uomini preferiscono autogovernarsi, anzi, molto spesso preferiscono delegare la propria, diciamo, la propria libertà. Ecco, l'esercizio della libertà è un esercizio molto faticoso e molto impegnativo, e diciamo, il rischio, il ritornello, la sirena di chi ti dice rinuncia a un pezzo della tua libertà, starai meglio, la vita ti sarà più semplice, guadagnerai di più, potrai avere meno legami, diciamo essere legato meno dalle leggi, dai regolamenti e così via. Questa è una cosa che funziona, e in più, funziona sempre, e in più c'è una novità nella nostra epoca, che è questa, cioè i sistemi autoritari, non democratici, cioè basati sulla decisione dell'uomo solo, a cui faceva riferimento prima Cassese, sono stati particolarmente inefficienti nel periodo di storia che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale all'inizio del nostro secolo, periodi che sono stati caratterizzati in Europa da una formidabile estensione di sistemi sociali, no? Di welfare, di assistenza pubblica e di intervento pubblico nell'economia, per 30 anni con risultati straordinari. Nelle varie forme in cui questo è avvenuto, si parla dei 30 gloriosi, no? Per giudicare quest'epoca che dopo la guerra ha consentito intanto la rinascita, la ricostruzione di due grandi paesi come la Germania e l'Italia, ma poi un eccezionale successo economico dell'Europa. Ora, in questo periodo di cui sto parlando, diciamo, l'organizzazione del capitalismo e la tecnologia dell'epoca erano incompatibili con sistemi autoritari, perché la centralizzazione non rendeva efficienti diciamo, l'esercizio delle funzioni del capitalismo, della comunicazione, eccetera. Voglio dire, l'URSS è crollata perché non era in grado di gestire dal centro tutti i dati di cui doveva disporre per gestire una società e un'economia così complessa. Invece le società decentrate, cioè fondate sul pluralismo e dunque sulla democrazia, si sono dimostrate più efficienti. Quella americana innanzitutto, quella statunitense. Cioè una società in cui la decisione è decentrata. Ci sono vari livelli di decisione e non è tutto centralizzato. Ora, nell'epoca della tecnologia dei dati, questo fatto non è più vero. Oggi un sistema autoritario può essere più efficiente di un sistema a democrazia a decisione decentrata. Il caso ce l'abbiamo davanti agli occhi, la Cina. La Cina è un sistema autoritario, centralizzato, che è anche estremamente moderno. Una delle ragioni per cui si diceva l'URSS prima o poi non reggerà la competizione col capitalismo occidentale era questa, diciamo, non regge la sfida della modernità, non riesce a diventare moderna perché è un sistema centralizzato. Oggi abbiamo davanti agli occhi l'esempio di un sistema centralizzato che regge la sfida della modernità e anzi la può addirittura guidare. Tanto per dare un'idea, se noi vogliamo, gestire un'emergenza sanitaria, avere una centralizzazione estrema dei dati è più efficiente che non avere una centralizzazione estrema dei dati. Quindi noi oggi abbiamo una tecnologia che è congruente, potenzialmente, favorevole all'autoritarismo. Quindi secondo me, oltre che per le ragioni che diceva Maduro, su cui poi magari voglio tornare, cioè la libertà effettiva nella scelta, nella decisione di cui oggi dispongono i cittadini, questo è la grande ombra dietro la democrazia e il grande rischio che ci deve quantomeno, come dire, spingere a fare molti dibattiti come questo, diciamo, per discutere della crisi della democrazia e capirne le cause. Grazie.
estremamente, allora, estremamente interessante, tre punti di vista e tre a fondo sul tema della crisi della democrazia, uno più interessante dell'altro. E adesso io partirei proprio, mi aggancerei a questa domanda implicita nella parte finale dell'intervento di Antonio Polito sulla reversibilità dell'esperimento democratico. Interessantissima questa idea che una certa evoluzione tecnologica poi possa in qualche maniera rendere più agevole, no? Questa nuova forma di totalitarismo. Allora, io in questo secondo giro vorrei provare a cambiare un po' la messa a fuoco, l'ottica, passare da quella più telescopica, che siamo stati un po' più sulla vicenda italiana, passare a quella più grandangolare, perché una di quelle direttrici di perdita o comunque di modifica della sovranità di cui parlava prima Polito verso l'alto, noi oggi siamo dentro un sistema che è quello europeo, che è stato un altro grande esperimento in cui il tema della democrazia, ricordo il tema del deficit democratico, è stato un grande problema e un grande, uno dei primi settori, uno dei primi sistemi su cui si è tematizzata la crisi della democrazia e la necessità di cambiarla. Noi siamo dentro questo sistema. Non penso che una certa sconfitta delle forze cosiddette anti-europeiste alle ultime elezioni del Parlamento europeo possa far star tranquilli sul fatto che il sistema europeo, l'Unione europea, non sia casomai uno di quei casi di reversibilità dell'esperimento, no? E allora io qui vorrei partire invece da Miguel Maduro, perché vista la sua grande esperienza sul profilo e sul livello del sistema europeo. Questa crisi, vista dal punto di vista del sistema europeo, del grande progetto democratico europeo, come vedi a quel livello il tema che abbiamo affrontato fino adesso? Credo che la questione che occupa molti di noi è sapere in primo luogo se l'Unione Europea deve essere vista come parte della sfida alla democrazia o se come parte della risposta alle sfide che la democrazia ha oggi. E per cercare di dare una risposta a questo, voglio riprendere qualcosa che entrambi degli interventi hanno parlato, che è questa contrapposizione fra democrazia e democrazia liberale o costituzionale, o fra volontà popolare e democrazia liberale e democrazia costituzionale. Perché credo che parte delle difficoltà dell'Unione Europea possano essere comprese come parte di questa sfida alla democrazia liberale e democrazia costituzionale. Provo a spiegare. Questa sfida, e anche questo spiega il carattere reversibile della democrazia. La democrazia liberale o la democrazia costituzionale, come lo ha definito Sabino, è una forma di protezione della sostanza della democrazia, perché spesso al totalitarismo si arriva con la strada della democrazia, con quel tipo di argomenti che entrambi hanno presentato, quello che dicono io rappresento la volontà popolare, e questo presume in primo luogo che la volontà popolare non è prodotto di un pluralismo politico, che la volontà popolare è qualcosa di fissata e che c'è qualcuno che rappresenta, che ha il monopolio su questa volontà popolare, e che poi viene confrontata con quello che sono strumenti della democrazia costituzionale liberale, che sono invece presentati come dei limiti alla democrazia: i poteri giudiziari, i giornalisti, il potere parlamentare, come limiti a questa democrazia. E è questo che poi fa sì che questo argomento, essendo presentato come un argomento democratico, ci porta a eliminare questi contrapoteri che sono fondamentali a preservare la democrazia. E l'Unione Europea è in parte vittima dello stesso, perché l'Unione Europea all'origine è anche un progetto di ragione per limitare i rischi delle democrazie, del nazionalismo, delle democrazie nazionali che abbiamo conosciuto nell'Europa. E parte dell'opposizione all'Unione Europea
è anche parte di questo progetto di contrapposizione a tutto quello che è presentato come una limitazione alla volontà popolare nazionale, essendo presupposto di questo che la volontà popolare può essere soltanto definita a livello nazionale, a livello di uno Stato. Questo non è più vero in un contesto dove siamo di più in più interdipendenti oltre gli nostri Stati. E questo per me è il secondo grande cambiamento della democrazia e della politica, che è un cambiamento nello spazio della politica. La politica segue normalmente l'interdipendenza, vuol dire la politica è la forma di regolazione delle conseguenze sociali della nostra indipendenza, tradizionalmente nel contesto di uno Stato, definita per un territorio. Quella interdipendenza che risulta del fatto che tutti siamo parte di un certo territorio è regolata per la politica. E dentro della politica la democrazia è la forma più legittima di politica di regolazione di questa interdipendenza. Quello che abbiamo oggi è che in un numero crescente di questioni, Polito ha parlato di questo, siamo interdipendenti oltre il nostro Stato. L'idea di autogoverno, che è l'idea base della democrazia, non è più efficacemente concretizzabile soltanto dentro di uno Stato. Perché? Perché noi non siamo più suscettibili di autogoverno soltanto dentro del nostro Stato. Quello che succede in Italia, come quello che succede nel mio paese in Portogallo, dipende da decisioni che sono prese in altri Stati, in altre comunità politiche, in altre democrazie. Quando siamo così interdipendenti socialmente, economicamente, in tante materie, necessariamente questa interdipendenza deve essere regolata e l'unica forma legittima di farla è la democrazia. Ma la democrazia nazionale è una ficzione come forma di regolazione di questa interdipendenza. E questa è la difficoltà che abbiamo. L'Unione Europea, di un lato, aumentando questa, contribuendo a questa interdipendenza, è parte di questa sfida alla democrazia, compresa in un senso nazionale. Ma dall'altro lato è lo esperimento con più probabilità di successo per sviluppare forme democratiche di regolazione di questa interdipendenza oltre il nostro Stato. Queste esternalità fra comunità politiche, il fatto che in un numero crescente di materie gli agenti che determinano quello che succede sono gli agenti economici o sociali che non sono più controllabili, scrutinabili da parte di uno Stato. L'esempio delle grandi imprese tecnologiche che ci diceva prima. Apple, Google scegliono dove vogliono pagare le sue imposte, ma anche scegliono una forma di regolazione dell'Internet, solo loro in pratica. Perché se un Stato individuale cerca di regolare Google o Apple, Google o Apple possono perfettamente dire che vanno fuori la nostra giurisdizione. E la questione che l'Unione Europea deve allora concentrare e che dobbiamo concentrare il nostro sforzo è come sviluppare una forma politica oltre lo Stato che senza eliminare le democrazie nazionali riesce a rispondere a questo bisogno di politica oltre lo Stato. L'altra alternativa è una ficzione, è dire o si è vero e allora si dice alle persone siete pronti a abdicare di tutti i vantaggi che vengono dell'interdipendenza, perché è possibile di dire anche oggi è possibile di cercare di avere difficile ma possibile sì di cercare di avere comunità nazionali totalmente isolate, non interdipendente, ma questo vuol dire abdicare di tutto quello che abbiamo con l'interdipendenza, scelta di molti più beni, di molti più servizi, la pace, perché questa indipendenza fra Stati è, come diceva Kant, un elemento di interesse comune che produce degli interessi comuni che garantiscono la pace.
Ma allora, se noi non siamo pronti a ritornare a uno Stato senza interdipendenza, se accettiamo, se vogliamo i vantaggi di questa interdipendenza, l'unica domanda seria politicamente è come sviluppare delle forme politiche corrispondenti a questi livelli di interdipendenza oltre il nostro Stato. Non fare questo, che è quello che fanno alcuni populisti, è l'unica cosa che offrirà alle persone ed è colpevole, mai delle soluzioni. Grazie. Lucidissimo. Molto, molto interessante l'analisi che ci offre Miguel su questa inevitabile interdipendenza. Antonio Pulito. Sì, ha perfettamente colto, diciamo, l'essenza della difficoltà dell'Unione Europea, dell'evidente difficoltà dell'Unione Europea. Tra l'altro, diciamo, mi piace ricordare, a proposito di quello che diceva su quali sono i poteri che disturbano, diciamo, coloro che ambiscono a decidere da soli. E, insomma, Orban e Kaczynski non fanno leggi contro i giudici, contro i giornali, contro i media e contro le ONG, che, diciamo, è l'ultimo arrivato tra le vittime di questa pressione delle democrazie illiberali, come sono state definite. Ma io voglio dire una cosa, io sono europeista, lo dichiaro subito, perché sarò così critico adesso sull'Europa che non vorrei che qualcuno capisse, diciamo, fischi per fiaschi. Io sono europeista per la ragione che ha detto Maduro, perché penso che di fronte a questa dimensione, quella che abbiamo di fronte, soltanto un'organizzazione, cioè soltanto una democrazia sopranazionale può fronteggiare, per esempio, come ti metti a gara con Apple se sei il Belgio o il Lussemburgo, no? Soltanto quella dimensione può dare ai cittadini un potere reale di incidere sui fatti del mondo, sulle cose che li riguardano. Quindi io sono un europeista, però dico anche che noi, europeisti italiani, per pigrizia e per convenienza, abbiamo spazzato la polvere sotto il tappeto troppo a lungo. Nel 2011 Enzensberger, che era, diciamo, che è un europeista quanto noi, è persona degna, certamente non tacciabile di euroscetticismo o peggio di populismo, fece un libretto, secondo me auro, che si chiamava Il mostro buono, in cui segnalava con estrema lucidità il rischio che il cosiddetto deficit democratico stava accumulando nelle opinioni pubbliche europee, cioè la sensazione dei cittadini di essere stati messi sotto tutela, perché quel livello di democrazia sopranazionale che Maduro chiedeva, indicava come necessario per reggere la sfida, l'Unione Europea non è mai riuscita a produrlo. E perché? Perché intanto, quando è nata certo sulla base di un sistema di ideali, ma anche per rispondere a un bisogno molto più concreto, che, a proposito di un'altra organizzazione internazionale, la NATO, era stato definito brutalmente così: tenere gli americani dentro, i russi fuori e i tedeschi sotto. Nel momento in cui i tedeschi non stanno più sotto, perché cade il muro di Berlino, finisce il comunismo, la Germania si unifica, la questione tedesca ripropone al centro dell'Europa il problema, diciamo, secolare del suo rapporto con l'Europa. E l'Europa sceglie una strada, sceglie secondo me una strada che si è rivelata inadatta, e cioè quella di far pagare alla Germania l'unificazione con l'euro, cioè di sostituire, di imbrigliare la potenza tedesca mettendo in comune la moneta tedesca. È una strada che viene dettata dalla Francia. La Francia segna il passo dell'integrazione europea e anche l'indirizzo verso cui l'integrazione europea va: la politica, cioè la democrazia, o la moneta. Questa è stata la scelta che è stata fatta, e in più volte la Francia ha segnato, diciamo così, questo punto di resistenza sulla costruzione di una democrazia sopranazionale. Il vertice di Nizza, dove non si riesce a risolvere il problema del peso del voto, diciamo così, del voto a maggioranza, come si vota in ogni democrazia, no?
perché la Francia non vuole perdere il suo livello di parità di potere con la Germania, il referendum del 2005, la Costituzione europea non c'è perché i francesi l'hanno bocciata in un referendum del 2005, aprendo una crisi nelle istituzioni che secondo me non si è neanche ancora conclusa. La questione per esempio sulle radici giudaico-cristiane nella Costituzione, che è la Francia che pone il problema e ferma quel tentativo di dare un sistema di valori, diciamo così, una base culturale alla costruzione europea. È rimasta la moneta. È rimasta la moneta molto sola. Per fortuna negli ultimi anni anche, diciamo così, splendidamente gestita da un italiano, perché diciamo, ha contribuito non poco a fermare. In più si è aggiunto quello che io reputo essere stata un insuccesso funzionale, perché l'Europa, anche quando non riusciva prima a funzionare come democrazia sovranazionale, però risolveva dei problemi, no? Per esempio il problema del mezzogiorno italiano. A lungo l'Europa è stato fondamentale nella convergenza delle economie periferiche del continente, quindi anche del mezzogiorno italiano, verso quelle centrali. Invece nel caso della crisi del debito, nel caso delle crisi bancarie, nel caso della disoccupazione di massa, nel caso della sicurezza, per esempio la lotta al terrorismo, l'Unione Europea non si è dimostrata, a mio parere, all'altezza di dare quella convenienza ai cittadini. Stiamo tutti insieme perché? Perché combattiamo meglio il terrorismo. Stiamo tutti insieme perché? Perché abbiamo un sussidio di disoccupazione europeo, paneuropeo. E questo è stato avvertito. Questo lo dico per dire, intanto per provocare un po', perché diciamo, è giusto secondo me farlo, ma anche per dire un'altra cosa, e con questo concludo, che cioè noi europeisti italiani, che per fortuna siamo ancora in maggioranza, perché era sembrato in un certo momento che i cosiddetti sovranisti potessero anche in Italia come in Inghilterra determinare, diciamo così, una maggioranza degli cittadini italiani per l'uscita dall'Europa, che invece non solo non si manifesta nei sondaggi, ma anzi nel tempo si sta affievolendo, e infatti i sovranisti cosiddetti hanno smesso di chiedere l'uscita dall'Europa, che vuol dire che i sondaggi consigliano di non farlo. Ma noi europeisti italiani abbiamo vissuto a lungo chiedendo aiuto all'Europa, cioè utilizzando l'Europa come un vincolo esterno per curare l'Italia dei suoi mali della politica, poi fondamentalmente tradizionali: sperpero, spesa pubblica eccessiva, clientelismo, eccetera. Attenzione, c'è l'Europa, dicevamo noi, e ci è andata bene qualche volta, per esempio durante il periodo del governo Ciampi, quando abbiamo raggiunto l'euro, quando ci siamo inseriti fin dall'inizio nell'euro. Oggi probabilmente bisognerebbe invertire le parti e dovremmo essere noi europeisti a dare una mano all'Europa, perché l'Europa secondo me ne ha bisogno, il progetto europeo è in grave difficoltà e crisi, e come diceva Simoncini, io non credo affatto che l'evidente insuccesso di sovranisti alle elezioni corrisponda a un successo degli europeisti, perché i due partiti maggiori che hanno costruito fin qui l'Europa, popolari e socialisti, sono stati tutti e due pesantemente puniti dal voto. Grazie. Professor Cassese, ci sono state due stimolanti ricostruzioni dell'Europa attuale, il suo punto di vista, il tuo punto di vista. La domanda chiave è quella che ci ha posto Antonio Polito poc'anzi: è reversibile? Cioè, messa in altri termini, è una crisi mortale o una crisi di crescita? Io ho molte speranze, penso che sia una crisi di crescita, e i motivi sono due, sono stati già accennati da Miguel Poyares Maduro e vorrei ritornarci sopra. Primo, noi stiamo parlando della democrazia, ma noi non viviamo in una democrazia, noi viviamo in molte democrazie. In Italia abbiamo 8.000 comuni e noi votiamo per i consigli comunali. 20 regioni e noi votiamo per i consigli regionali, uno Stato e votiamo per il Parlamento nazionale, l'Unione Europea e votiamo per il Parlamento europeo. Quindi, in realtà, il potere pubblico, oltre a essere separato al centro secondo il modello tradizionale di Montesquieu, è anche distribuito a livelli diversi in un modo tale, e qui viene il tema toccato da Miguel Poyares Maduro, che vi sono delle interdipendenze. Una regione
non può darsi certi ordinamenti perché lo Stato interviene e corregge. Lo Stato non può fare certe leggi perché altrimenti interviene l'Unione Europea che corregge lo Stato. Cito soltanto il caso della Polonia e dell'Ungheria, che sono notissimi perché sono stati menzionati anche dai giornali. Quindi il sistema delle interdipendenze è un sistema che si basa su questa pluralità di democrazie dietro alle quali ci sono pluralità di volontà espresse dal popolo. Badate bene, dietro a questo c'è anche la tentazione di tanti politici di far valere i risultati di una consultazione popolare ai fini di un altro livello di governo, come per esempio, dati i risultati della consultazione del Parlamento europeo, qualche forza politica ha cercato di fare passando all'incasso, capitalizzando, ha scritto il Presidente del Consiglio dei Ministri, capitalizzando un capitale che lui aveva ottenuto non per il Parlamento nazionale, ma per il Parlamento europeo, e che quindi potrebbe non corrispondere al capitale che potrebbe ottenere nel Parlamento nazionale con elezioni politiche nazionali. Questo è il primo punto che mi fa essere ottimista, cioè noi abbiamo un sistema di interdipendenze che consente delle forme di correzione, per ora insufficienti, ma delle forme di correzione. Il secondo motivo per cui io sono ottimista è che la maggior parte delle democrazie nel mondo nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale e nasce su una base chiara che qualche grande studioso ha chiamato l'orrore per le ecatombi. Ricordiamocelo, i morti tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale sono stati 60 milioni, cioè è scomparsa sul solo territorio europeo, per non calcolare i morti fuori del territorio europeo, è scomparsa una nazione grande quanto l'Italia o quanto la Francia. Bene. Ora, l'orrore delle ecatombi, che erano state prodotte dall'affermazione di sistemi autoritari o semi-autoritari o dallo sviluppo, vedi Impero Austro-Ungarico, vedi Hitler, vedi Mussolini, ha prodotto uno sviluppo della democrazia che in qualche modo noi uniamo con altri due elementi, che sono sviluppo economico e pace. Quindi questa alleanza strategica nel mondo tra democrazia, pace e benessere economico, secondo me è un elemento fondamentale di forza della democrazia. Grazie. E allora io, proprio sull'onda di questa osservazione di Sabino Cassese, cioè crisi mortale ovvero crisi di crescita, vorrei innescare un ultimo round tra i nostri ospiti. E avete visto che c'è una strana alchimia di un algoritmo nella scelta delle... In quest'ultimo giro vorrei cominciare da Antonio Polito, perché quest'ultimo round lo vorrei provare a impostare così. Allora, ottimismo, che dice il professor Cassese. È vero, la democrazia è reversibile, ma questa crisi che viviamo è una crisi di crescita. O meglio, può essere una crisi di crescita. Allora, io vorrei provare a innescare quest'ultimo giro di dialogo tra i nostri interlocutori provando a riflettere su questo. Qual è il punto di ripartenza di questa crescita, di questa svolta della democrazia come crescita? Antonio Polito, oltre a essere un attentissimo commentatore politico, ha sempre dimostrato una grandissima attenzione al tema dell'educazione, è uno dei temi sui quali abbiamo anche dialogato di più.
penso a libri come Contro i papà o Riprendiamoci i nostri figli, che sono stati anche dei best seller dal punto di vista dell'impatto, diciamo, nella cultura. Io vorrei chiedere, ma secondo voi, a tutti i nostri interlocutori, c'è un nesso tra questa crisi della democrazia in senso di crescita, cioè svolta positiva, e la questione educativa? Cioè a dire, c'è un nesso tra come si forma una coscienza critica, come si sviluppa un soggetto, un cittadino capace di interloquire, capace di vivere consapevolmente le interdipendenze che ha, che inevitabilmente ha, perché è vero, non è che sono interdipendenti gli stati, innanzitutto sono interdipendente io da questo strumento, ed è vero che io potrei semplicemente dire a Google no, non ti uso, non ti do i miei dati, o non usare Facebook, ma è possibile oggi questo? È possibile sciogliersi dall'interdipendenza tecnologica? Qui c'è un grande problema, che è la questione dell'educazione, cioè di come si costruiscono questi soggetti. Allora io volevo partire in quest'ultimo round proprio da Antonio Polito. Di recente è stata approvata un disegno di legge in cui l'educazione civica è stata reintrodotta come obbligatoria, assieme all'educazione alla sostenibilità, all'educazione non mi ricordo quale, alla cittadinanza digitale. Basta questo? C'è un nesso tra questo sviluppo, questo tema della coscienza e dell'educazione, e questa crisi che viviamo, in modo tale che possa diventare una crescita per il nostro sistema democratico? Sì, ovviamente un nesso c'è. Agli inizi degli anni 2000, quando uscirono una serie di libri sulla crisi della democrazia, e uno abbastanza celebre che si chiamava La post-democrazia di Colin Crouch, proposi a Ralph Dahrendorf, il sociologo anglo-tedesco, di fare un libro intervista sullo stesso tema. E la frase che più mi colpì delle cose che lui mi diceva, che si adatta molto bene a quello che stiamo discutendo stasera, è: non può esistere una democrazia senza i democratici. Cioè, diciamo, un futuro della democrazia senza cittadini informati, liberi e desiderosi di esercitare il loro potere, cioè senza dei democratici, non democratici quelli di Zingaretti, democratici senza la maiuscola, con la minuscola, non può esistere. Quindi il tema della crisi educativa, che parlo in un luogo dove questa questione è stata sollevata forse anche prima che nel resto della società italiana, quindi il tema lo conoscete bene. La questione della crisi educativa è cruciale anche nella vicenda della democrazia, perché io credo, ma credo che lo pensiamo tutti, che quello che è il paese non lo fanno i politici, non lo fanno neanche i governi, lo fanno le famiglie, lo fanno le comunità, lo fanno i figli, lo fanno come vengono fuori gli italiani, come ragionano, come pensano, come si comportano gli italiani. E il fondamento della crisi educativa che noi viviamo, dell'emergenza educativa che noi viviamo da un po' di tempo, secondo me, è quello dell'interruzione della trasmissione di saperi e di valori da una generazione a un'altra, che mi spingerei a definire tradizione, perché tradizione letteralmente vuol dire tradere, appunto trasmettere, no? È una crisi di tradizione, è una crisi di trasmissione di valori che ha interrotto la comunicazione tra le generazioni, da cui anche un certo rifiuto dei vecchi che vediamo in giro, no? Un giornalismo che tende a disprezzare. Non so, nella politica si dice spesso, stai zitto tu, sei vecchio, che vuoi parlare più, e così via. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto un indebolimento molto forte del senso della comunità, cioè dell'idea che i nostri destini sono interconnessi, che noi condividiamo il nostro destino personale con quello degli altri. E esattamente questo oggi il messaggio che noi vediamo diffondersi e avere successo, cioè l'idea che il mio bene non può comportare anche il bene di qualcun altro, che diciamo la vita pubblica, la vita sociale sia un gioco a somma zero, in cui c'è una certa totta da dividersi e la politica consiste nel ritagliarsi la fetta più grossa per me, per i miei amici o per il mio stato sociale. Adesso non vorrei aprire una questione, ma il tema di quota 100 da questo punto di vista è straordinario, perché dice moltissimo di questa idea. Questo è il disvalore che oggi
abbiamo di fronte, che riguarda molti ambiti, dalla questione dei migranti appunto a quella del reddito di cittadinanza, cioè l'idea che non esista un bene comune, che il mio bene derivi dal successo che può avere nei confronti del bene degli altri, di quelli con cui sono. Questo dà anche questo senso di rancore. Censis ha parlato, no, di questo sentimento di rancore. Chiunque di noi frequenti un social sulla rete sa di che cosa parlo, qual è il livello di rancore, certe volte di odio, che si manifesta nei confronti delle opinioni diverse, perché nasce appunto da questa esplosione del senso di comunità. Questo secondo me è l'essenza della questione educativa. Poi è educazione civica, educazione ambientale, educazione religiosa, educazione, diciamo, vari tipi di educazione, ma la crisi educativa che abbiamo di fronte secondo me è questa: l'illusione che l'egoismo sociale possa risolvere i problemi. Da questo punto di vista, quindi, ho letto che Vittadini qualche giorno fa ha detto: nessuna maggioranza da sola ce la fa. Secondo me è perfettamente vero. Cioè, non è una questione politica. La politica è una gestione del possibile, un'arte del possibile, è una gestione della cosa pubblica che dovrebbe ottenere, noi dovremmo aspirare, sperare che ottenga il risultato massimo di non creare danni. Molto di più di questo non può fare. Quello che può scaturire, come è avvenuto in altri momenti della nostra vita nazionale, pensate alla ricostruzione dopo la guerra, ecco un caso in cui l'idea del bene comune, della condivisione dei destini, cioè del fatto che la crescita complessiva del paese era futuro, progresso, miglioramento delle condizioni materiali e morali di ognuno di noi. Quindi, se non si riaccende un sentimento, non dico pari a quello, che quello derivava da una tragedia nazionale, ma analogo a quello, se non c'è qualcuno che si impegna, che si batte per questo tipo di concezione della comunità, della vita comune, non c'è comunità, e di conseguenza anche la politica è una lotta tra bande. Grazie. Professor Maduro. La questione della, se è possibile educare qualcuno per la democrazia, è una questione molto difficile e molto sensibile anche, perché di un lato è fondamentale che tutti noi, tutti i cittadini devono essere educati, avere le competenze necessarie per l'esercizio della democrazia. Dell'altro lato, quando parliamo dell'educazione di qualcuno per come di cittadinanza, ci ricordiamo che molti regimi totalitari usano questi strumenti per imporre una certa nozione. Credo che il fondamentale è pensare che tipo di competenze, non un'idea di cosa serve la democrazia, cosa è la democrazia, ma che tipo di competenze è fondamentale e possiamo offrire alle persone. E io direi la prima è sollevare la questione dell'importanza della dimensione morale dell'essere umano, perché la democrazia, essendo luogo di scelte, è luogo di moralità per definizione. L'idea che la democrazia è estranea alla moralità è uno sbaglio. E allora il primo punto sarà questo: discutendo l'importanza della dimensione morale dell'esercizio della democrazia, naturalmente avremo migliori cittadini. Poi ciascuno discute, scopre con libertà la sua moralità, ma è importantissimo questo dibattito. Secondo, mi sembra un conoscimento della storia. Quando Sabino raccontava il suo ottimismo, allo stesso tempo io mi ricordavo di una ragione per essere un po' pessimista. Non è per essere pessimista, ma per essere, ricordare ragioni per pessimismo e per poter essere ottimista. Perché? Perché pochi giorni fa ho rivisto un'opera prima di Jean Renoir, che è La Grande Illusion, che è basata, che ricorda un titolo di un'opera che era molto popolare, di un britannico, su come la guerra era diventata negli anni 30 inconcepibile.
E questo mi ricordava allo stesso un'altra cosa che ho letto anche in portoghese, di un grande intellettuale portoghese, scritta 1930, mi ricordo, l'anno l'apertura dell'Accademia delle Scienze a Lisbona, e che finiva, la frase finale era su come le cose in Europa non stavano andando bene, era anche sull'Europa, ma diceva: ma comunque di una cosa possiamo essere sicuri, dopo quello che è successo con la prima guerra mondiale, il numero di morti che abbiamo avuto, sicuramente non ci sarà più una guerra mondiale. E la grande illusione, il film di Jean Renoir, 2 anni prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, basata sullo stesso presupposto. Dopo quello che abbiamo vissuto in Europa, sicuramente non avremo più una guerra mondiale, e 2 anni dopo abbiamo avuto una guerra ancora peggiore. E allora l'importanza della storia mi sembra ancora più importante, perché dobbiamo avere presente questo. Io oggi, quando parlo con delle generazioni, e anche della mia generazione, mi fa allo stesso tempo un'impressione positiva quanto è inconcepibile l'idea di una guerra, ma allo stesso tempo mi preoccupa, perché questa idea che la guerra è impossibile a volte dà conforto per fare dei passi in una dimensione, che è quella dimensione che ci ha portato alle altre guerre in Europa. Non dobbiamo dare per totalmente garantito l'idea che non ci sarà più una guerra in Europa, perché è questo che ci ha portato anche a fare dei sbagli nel passato. Allora, l'importanza della storia è altro aspetto che mi sembra fondamentale. Un terzo punto è anche il rapporto con qualcosa che parlava con Sabino prima, che io domandavo ad Andrea se c'è una traduzione in italiano per literacy. Non c'è. Competenze. La competenza dei cittadini noi non dobbiamo confondere la politica soltanto con l'intriga politica. Io, quando sono stato al governo in Portogallo, è stata una delle mie battaglie, e come nel commentario, per esempio, della politica, anche nel commentario mediatico della politica, quasi 90% è su chi vince e chi perde, una battaglia politica della intriga politica. Sulle politiche pubbliche non si parla praticamente niente. 90% del nostro dibattito politico è sull'intriga politica. Non c'è praticamente niente su quello che veramente è importante per le persone, per la società, che è la qualità delle nostre politiche pubbliche. Allora, soltanto rendere visibile. Ma questo in Portogallo, però. No. Io vivo a Firenze, ma forse come vivo nelle colline di Fiesole non mi rendo conto di come i giornali italiani parlano soltanto di politiche pubbliche, non parlano di intriga politica. Esatto. Sicuramente è un sbaglio di parte mia, è un problema soltanto esatto. Portoghese e non italiano. Mi sa che anche lì Portogallo e Italia hanno alcuni problemi in comune. Il quarto punto è l'importanza di rendere visibile questa interdipendenza. Basta rendere visibile questa interdipendenza per rendere le persone conoscenti e più competenti per capire, comprendere la necessità di queste forme politiche oltre il nostro Stato. E l'ultimo punto ha a che vedere con le nuove forme di costruzione della verità. Perché uno degli aspetti interessanti nella democrazia è che non esiste democrazia senza che non è basata nella verità, ma la democrazia è anche un sistema pluralistico di scoperta della verità. È una delle tensioni della democrazia. E allora il segreto è trovare dei meccanismi che sono consensuale, credibile, di costruzione comune di questa verità, che diventa la verità pubblica. E in rapporto a quello che ho detto prima, questo mi sembra fondamentale, che aumentare le competenze delle persone in questo mondo digitale per riuscire a stabilire di nuovo forme credibili di costruzione della verità. Conoscere, capire i nostri vizi razionali, la nostra tendenza per riuscire a fare un po' di autocritica individuale ciascuno di noi, questo è molto importante
per riuscire a avere cittadini che sono capaci di costruire questa verità comune, che è una verità politica sulla quale si basa anche la democrazia. Grazie, grazie Miguel. Sabino Cassese, la chiusura. Partiamo dai dati. Siamo 60 milioni, ma la somma di analfabeti di ritorno e di analfabeti funzionali in Italia è di 30 milioni. L'Italia è al penultimo posto per la conoscenza delle lingue straniere in Europa. Siamo battuti solo dall'Ungheria. L'Italia, come numero di laureati in percentuali della popolazione, è tra le cifre più basse, nei punti più bassi della classifica dei paesi europei. Il problema dell'istruzione è quindi un problema capitale. Perché un problema capitale? Perché l'istruzione e oggi la scolarità è diventata la nuova discriminazione sociale, sia a livello individuale sia a livello di comunità. Uno studioso italiano che lavora in America ha scritto un libro nel quale ha dimostrato che nel mondo le aree con maggiori percentuali di abitanti laureati hanno maggiori occupazioni, stipendi più alti, minore criminalità, minori divorzi, vita culturale più intensa e migliore qualità della vita. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'istruzione non deve essere declinata, come facciamo noi in Italia, come un fatto della scuola. Non riguarda solo la scuola, riguarda quello che gli americani chiamano people's empowerment, cioè dare potere al popolo. Vuol dire coltivare il popolo in modo che il popolo abbia delle competenze e quindi possa partecipare con competenze, con conoscenza alla vita collettiva. Voglio finire con un episodio che riguarda la storia italiana. Quando intorno al 1880 si cominciò ad allargare il suffragio, cioè il numero delle persone che potevano partecipare al voto, fu lanciata la seguente idea, che avendo introdotto l'istruzione scolastica obbligatoria fino al livello delle elementari, se si agganciava il diritto di voto alle capacità ottenute attraverso l'istruzione elementare, si sarebbe automaticamente raggiunto il suffragio universale, perché a quel punto tutti con livello di istruzione potevano arrivare al voto. Giovanni Giolitti, cioè il principale presidente del Consiglio dei Ministri dell'inizio del Novecento, nelle sue memorie racconta che questo fu un fallimento. Fu un fallimento perché si scoprì che in realtà la scolarità non era stata portata a livello di tutti, cioè tutti erano stati portati fino al livello della scuola elementare e che quindi non si era raggiunto il suffragio universale. Ma questo è un elemento significativo per capire qual è il significato che si attribuisce all'istruzione. L'istruzione è un modo per partecipare alla vita collettiva. L'istruzione è un modo con il quale si raggiunge l'elettorato. L'istruzione è vista come lo strumento attraverso il quale le persone vivono consapevolmente nella comunità. Quindi non la scuola, non gli insegnanti, che sono i temi con i quali si affronta oggi il tema dell'istruzione, ma invece l'istruzione come un diritto del popolo per liberarsi, lo diceva Beveridge nel 1942, per assicurare la libertà dal bisogno, perché la salute, il lavoro, l'istruzione e la pensione sono gli strumenti con i quali ci si libera dal bisogno. Grazie. Allora, io davvero ringrazio i nostri ospiti. Come
mi sembra abbiamo mantenuto un po' la promessa, no? Il tema era complesso, ambiziosa l'idea di poterci aiutare ad avere qualche linea di orientamento in un momento così confuso, eppure io penso che almeno un contributo, per come posso valutare io, estremamente utile, brillante, acuto, lo abbiamo avuto dai nostri tre ospiti che ancora una volta ringrazio tantissimo per la presenza che hanno avuto, per l'aiuto che ci hanno dato. Io l'unica cosa che dico, perché i tempi sono più che compiuti per il nostro incontro, ma l'unica cosa è che così, provando a fare un improbabile mix tra D'Azeglio e Dahrendorf, abbiamo fatto la democrazia, bisogna fare i democratici, mixando con quella che tu richiamavi, e questa mi sembra la prospettiva più realistica che in un momento così complesso, delicato, io prendo molto sul serio l'osservazione che ha fatto prima Miguel Maduro. Ricordo, senza voler per questo fare catastrofismo, che un altro fatto è successo a livello internazionale di cui non si aveva nozione prima. Tutti i trattati sulla non proliferazione nucleare sono stati denunciati, cioè tutti gli accordi che hanno retto dopo gli anni Ottanta sulla non proliferazione delle armi nucleari oggi non vincolano più Stati Uniti, Cina, India. E questo non è semplicemente per fare dell'allarmismo, è perché è evidente che questo momento di crisi può diventare un grande fattore di crescita se non saltiamo questa responsabilità personale, questa apatia di cui parlava all'inizio Sabino Cassese, per cui l'italiano è bravissimo a discutere di politica ma non arriva a coinvolgersi. Ecco, per questo io penso, spero che questo incontro qui al meeting, questa conferenza, possa essere stato un piccolo spunto per ciascuno, per questo impegno personale, non semplicemente per, come dire, irrobustire o aumentare le proprie conoscenze, ma anche per far quel passo e per quella educazione di sé che è un po' il grande scopo per cui il meeting esiste. Ricordo a tutti, come da dovere di qualsiasi moderatore, che il meeting mantiene questa sua indipendenza, può permettersi il lusso di avere qui dietro al nostro tavolo intellettuali del calibro di Antonio Polito, Sabino Cassese e Miguel Poyares Maduro, solo perché è molto indipendente, ed è indipendente perché l'unico fonte di reddito che ha sono le donazioni e il fundraising di ognuno. Perciò, se vogliamo continuare ad avere questa possibilità e questo livello, io ricordo a tutti le postazioni dona ora con le magliette rosse con cui si può contribuire al meeting. Un ringraziamento ancora caloroso ai nostri ospiti e buon meeting a tutti.